Buonasera, io sono Marco Lacchin e faccio parte della rete di Varese. E mi hanno... Si sente? Sì. Mi hanno chiesto di fare da moderatore in questa tavola rotonda dal titolo Crisi economica e pacchetto sicurezza, l'impatto sulla vita dell'immigrato. Il dottor Ettore Zerbino, che fa parte dell'Associazione Medici contro la Tortura di Roma, associazione che è una operazione della rete, nel senso che riceve annualmente da molto tempo ormai il finanziamento da parte nostra e che si occupa di moltissime cose, poi lo chiederemo meglio a lui, ma prevalentemente di garantire tutela sanitaria e psicologica a persone che giungono in Italia da una vita segnata dalla tortura. Io dovrei dire in primo luogo la gioia di trovarci così numerosi amici della rete. Questa è la prima volta che io posso partecipare ad un convegno annuale della rete e ritrovo qui qualcosa che fa parte della mia storia, in quanto abbiamo cominciato ad esistere come associazione di volontariato professionale, prevalentemente medica, ma anche con presenza di psicologi, di educatori, di ricercatori di vari indirizzi, di fatto potremmo dire alla fine degli anni Ottanta, ma se vogliamo dare una data, 15-16 marzo 1991. E se abbiamo cominciato ad esistere è perché esisteva la rete Radieresh. Ora vi spiego. In un gruppetto di medici che faceva parte del coordinamento nazionale di Amnesty International, nel coordinamento medici, abbiamo cominciato a cercare di informarci e di impegnarci sui traumi provocati dalla tortura e dal conseguente percorso di esilio. Noi facevamo gli appelli di Amnesty, seguivamo tutte le iniziative dell'Associazione per i diritti umani, sulla, che voi conoscete, sulla quale non è il caso che io mi dilunghi, e cercavamo di mettere in pratica professionalmente quello che avevamo imparato sulle violazioni dei diritti umani stando nell'attività di Amnesty International. Ci sentivamo degli attivisti ed eravamo anche dei professionisti della salute e quindi cercavamo di vedere come dal nostro impegno potesse derivare qualche cosa di nuovo. Chi cura queste persone, i cui traumi sono provocati dagli altri esseri umani? Ben presto abbiamo dovuto modificare questa impostazione un po' generica e chiarire che i traumi provocati sugli esseri umani sono i traumi che il potere provoca, spesso un potere astratto, irraggiungibile, un potere che ha dei livelli violenti e illegali alla sua base e che ci si trova un po' dappertutto in tutte le organizzazioni statuali. Quindi nell'affrontare questo problema avremmo dovuto in primo luogo cominciare ad illustrare ciò di cui venivamo a conoscenza, cioè i traumi da tortura. Avevamo due vie per farlo. Una era quella di continuare ad informarci leggendo e partecipando alle attività per i diritti umani. L'altro era quello di incontrare le vittime di tortura e diventare i loro medici. Le vittime di tortura, noi sulle prime non sapevamo come trovarle, era come un medico che vada in cerca dei suoi pazienti e non li trovi. Poi col tempo ne abbiamo avuti anche troppi. In una fase iniziale, meglio, degli anni 90, noi avevamo dei contatti con Ettore Masina, fondatore della rete, e con lui scambiavamo notizie sulla condizione dei diritti umani e in particolare su incontri che lui aveva fatto con le vittime di tortura provenienti dall'America Latina.
anche noi avevamo fatto degli incontri. Io per esempio, lavorando nel mio posto di lavoro, che era il Policlinico Gemelli dell'Università Cattolica di Roma, avevo fatto una terapia piuttosto lunga, una psicoterapia, con un rifugiato dal Cile. La mia conoscenza della situazione del Cile era diventata viva perché era rappresentata da un collega, posso dire, perché si trattava di uno studente di medicina che si laureò proprio nel corso delle nostre cure, e una conoscenza di persona con quella realtà così eroica e dolorosa. Quindi a questo punto eravamo, per così dire, in condizioni di presentare anche i risultati, i primi risultati della nostra ricerca. La data che vi ho detto la ricordiamo per due motivi. Era l'inizio della prima guerra del Golfo. Per noi fu l'occasione di lanciare sul piano pubblico, no? E in particolare in un uditorio vasto che si riuscì a raccogliere a Roma nella sala della Protomoteca in Campidoglio, la notizia di come i traumi da tortura rimangano nella persona, di come costituiscono una sorta di sofferenza che si perpetua attraverso l'esilio, perché si tratta di persone espulse, erano quelle che noi curavamo, e quindi come tutto questo vada trattato come una sofferenza, come un male che deriva dall'umanità e che deriva dal potere. Concentriamoci sugli ultimi 2-3 anni, che sono gli anni di nostro riferimento, sia con riguardo alla crisi economica che ci ha colpito, sia con riguardo al pacchetto sicurezza. Ecco, noi sappiamo che il pacchetto sicurezza, sono in realtà due pacchetti sicurezza, perché sono quelli approvati con decreto legge del 23 maggio 2008 e con legge del 15 luglio 2009, ha penalizzato di fatto lo stato del clandestino. Ha previsto un reato di clandestinità, ha previsto una circostanza aggravante che fa sì che ogni reato commesso dal clandestino sia punito più duramente, e ha previsto per l'esecuzione della pena un trattamento meno favorevole per il clandestino, che non ha accesso a tutta una serie di possibilità di sospensione della pena a cui invece ha accesso il cittadino o l'immigrato regolare. Ecco, io mi chiedo, questa situazione ha inciso sui vostri utenti, nel senso, l'afflusso degli utenti è rimasto uguale, è cambiato, c'è stata una perdita di fiducia, avete trovato nei vostri utenti la paura di venire denunciati, di venire segnalati, di essere poi arrestati in conseguenza delle cure che voi prestavate? Penso, Marco, che qui la risposta potrebbe essere molto recisa. La nostra utenza, che è di rifugiati, di richiedenti asilo, non è colpita tanto quando si trova ad aver messo piede sul suolo italiano e aver fatto la domanda di asilo. In questo caso permangono le possibilità, le difficoltà che accennava Paolo prima, cioè il fatto che i mezzi messi in opera per il riconoscimento giuridico e l'assistenza dovuta, l'asilo vero e proprio, no? in termini di lavoro e di alloggio e di cibo, di tutto quanto, sono insufficienti, sono inadeguati, sono in qualche modo distorti anche rispetto alle regole internazionali, perché al rifugiato, alla persona richiedente asilo, si chiede in modo piuttosto duro di dare la prova, l'onere della prova, per così dire, della propria condizione di rifugiato, e passa attraverso a una commissione che non è tanto lì, non si ritiene tanto lì per riconoscere un diritto, quanto per esaminare a fondo una persona che potrebbe commettere un abuso. Sappiamo che questo è contro lo spirito della legislazione internazionale sull'asilo politico e che è contro anche l'articolo 2 della Costituzione italiana, che riconosce molto ampiamente
il diritto di asilo. Bene, tutto questo una volta che la persona richiedente asilo ha posto piede in Italia. Ma il pacchetto sicurezza, le restrizioni agli sbarchi, chi colpiscono? Chi pensate che colpiscono? Colpiscono essenzialmente le persone delle barche che attraversano il Mediterraneo. Voglio dire, chi arriva dall'Africa con un biglietto aereo è rimasto, dopo il pacchetto sicurezza, nella stessa condizione in cui si trovava prima. Chi arriva col treno o chi arriva anche nelle condizioni più disagiate, viaggiando in questi camion, no? In questi convogli nascosto, subisce disagi enormi, però è ancora nelle stesse condizioni di accoglienza. Coloro che arrivano attraverso il Mediterraneo, con i rischi che sappiamo, in queste condizioni di viaggi tragici, sono per un'altissima percentuale, ma credete vicino al 90% e anche di più, delle persone richiedenti asilo. Questi sono stati i più duramente colpiti, perché si impedisce la stessa di formulare la richiesta di asilo. Se li respingi, cosa che le leggi internazionali vietano, in termine tecnico è l'esigenza, la prescrizione del non refoulement, del non respingimento all'atto dell'arrivo, se li respingi queste persone non porranno mai la domanda di asilo, ritorneranno in Libia. Posso fare un altro esempio, ma lo farò più avanti. Quindi, a questo punto, la distinzione tra persone rifugiate e persone immigrate diventa fondamentale, voi capite? La risposta, per questo dicevo, è molto recisa. Che cosa può essere una persona che fugge dal suo paese? Credete che fugga coi documenti, col passaporto? È un clandestino. Se questo termine giornalistico, piuttosto perverso, viene usato per caratterizzare le presenze di coloro che vengono a chiedere asilo dopo la tortura e le persecuzioni, se lo consideriamo un clandestino o addirittura si istituisce un reato di clandestinità, si può salvare soltanto se gli è permesso di porre la domanda di protezione internazionale. Se questa non gli è permessa, si trova nella stessa condizione dei clandestini per lavoro. Però qui c'è da fare un passo ulteriore, un passo un po' difficile. In altre parole, se le persone che arrivano in Italia fuggono non soltanto dalla miseria, dalla mancanza di lavoro, dalla fame, eccetera, ma fuggono per le condizioni politiche, la mancanza di libertà, dice la Costituzione italiana, no? Alla sua, nei principi fondamentali, se fuggono da queste condizioni, queste persone non possono essere considerate soltanto dell'immigrazione per lavoro. C'è in ogni persona clandestina, in ogni persona che chiede asilo in queste condizioni avventurose in Italia, in fondo il rifugiato che bisognerebbe andare a scoprire. Capite com'è grave questo problema? Allora, se si tratta di problema economico, abbiamo una ipocrisia fondamentale che consiste nel far sì che le persone messe in condizioni estremamente difficili di trovare il lavoro e il riconoscimento giuridico in Italia vengano a vendere il loro lavoro a bassissimo costo. Se noi sostituiamo il principio di mercato del lavoro al principio di umanità e di ospitalità e di libera circolazione sancita dalla Convenzione per dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, abbiamo qui una, ma forse una delle principali, una delle più gravi, contraddizioni a quello che è un ordine giuridico, un ordinamento giuridico delle relazioni internazionali. Abbiamo la sostituzione delle convenienze di mercato, dei criteri economici,
dei criteri di profitto e di sfruttamento, abbiamo cioè quel qualcosa che è molto vicino a ciò che ha prodotto la crisi, perché la crisi è fondamentalmente in questo momento il decadimento della giuridicità degli ordinamenti. Se gli ordinamenti di mercato prevalgono, queste organizzazioni regolatrici del mercato che nessuno ha eletto possono mettere in crisi e in mora anche gli stati. Queste authorities che dichiarano private, che progettano il mercato secondo certe linee e che fingono, no? di giudicare della correttezza economica sia dei privati che degli stati, sono i veri dominatori del mondo. In un'economia astratta in cui è giustificato soltanto il profitto, in cui soltanto una crescita di ordinamento giuridico, una nuova stagione di crescita del diritto potrebbe porre rimedio a questo, ecco, a questo punto guardo in faccia le persone che vengono da me come medico in ambulatorio. C'è tutto un problema, un itinerario legale che li ha mandati da noi. Ci sono dei servizi legali che lavorano per loro. Vengo a conoscenza di tutto questo e dico, ma in sostanza, quale realtà potrebbe aiutare questa persona che io adesso curo, della cui salute mi occupo? E la risposta è sempre una maggiore giustizia. Ma proprio questa sta decadendo in questo momento. La giustizia che accoglie, vorrei dire, che vede in ogni immigrato il rifugiato, anche se è un immigrato per lavoro. Tu hai avuto sicuramente grandissima esperienza di persone torturate nei loro paesi. Ti chiedo però, hai avuto esperienza di persone torturate o maltrattate nei paesi di transito? Ossia sia nei paesi come la Libia, che sono dei punti di raccolta, sia anche nei paesi europei in cui queste persone hanno fatto ingresso, Italia o altri paesi europei? Ma a me basta un caso recente che proprio abbiamo cominciato a curare in questo periodo, intanto come prima cosa a certificare in vista del suo riconoscimento, è quello di un giovane che ha una storia di percorso dalla Guinea, dove per la prima volta è stato catturato insieme con la sua famiglia e ha subito dei maltrattamenti gravissimi e delle vere e proprie torture, proprio torture anche metodiche, in presenza degli altri membri della sua famiglia in carcere, e il quale ha una storia di 8 anni di percorso. E la risposta qui è netta, perché in questi 8 anni di percorso in Africa c'è un punto d'arrivo che è la Libia, quindi intorno, penso che sia arrivato in Libia 6 anni dopo essere la sua fuga, attraverso varie tappe, lavori fatti in Africa, cinque anni. E di questi anni in Libia, parecchi mesi li ha percorsi in una condizione di carcerazione. E in questa occasione ha avuto, cosa che a noi parve quasi incredibile, la ripetizione delle torture che gli erano state fatte come oppositore in Guinea. Questa volta in maniera del tutto gratuita, semplicemente perché lì il principio che vige, in un paese che non ha firmato gli accordi internazionali, le convenzioni internazionali, è quello di considerare il rifugiato come una persona da avvilire, menomare e ridurre a una condizione servile che verrà utilizzata per fargli fare delle mansioni umili nel paese. Questa condizione di tortura ripetuta, laddove la persona si aspettava un'accoglienza, un asilo, un sostegno, avendo perduto tutto, avendo perduto la sua famiglia e essendo in cerca di un luogo di rifugio, è tra le cose più dolorose che si possono ammettere. Eppure questo è il comportamento della Libia.
comportamento della Libia che è un comportamento di uno Stato che è in combutta con i trafficanti e che quindi imprigiona, poi lascia libero in modo che i trafficanti prendano questa persona, la tengono a loro volta in una detenzione illegale, la facciano lavorare. Ci sono persone che hanno avuto tra la Libia e i paesi ancora a sud della Libia dei percorsi dolorosissimi, sono quelli che racconta il film Come un uomo sulla terra, penso che parecchi di voi l'abbiano visto, che è un film documento di queste vendite di esseri umani a dei trafficanti, costretti poi a pagare dei riscatti, a affrontare un percorso di lavoro servile, per poi essere alla fine liberati, a volte 3, 4, 5 volte questi percorsi si ripetono e hanno come conclusione l'attraversamento del Mediterraneo in quelle condizioni di rischio gravissimo che ci sono state fatte conoscere. E una volta attraversato il Mediterraneo, quando si arriva in Europa, cosa succede? Hai avuto tracce, notizia di maltrattamenti configurabili in termini di tortura secondo le convenzioni internazionali o secondo gli schemi che Amnesty pone in Europa, quindi in qualche paese europeo, nel nostro e in altri paesi? Anche questo succede purtroppo, perché l'Europa è un'area a regime essenzialmente mercantile, dove i provvedimenti legali, diciamo, le politiche di polizia dei singoli stati più o meno si adeguano a un certo decadimento dell'attenzione ai diritti umani. Questo è diverso a seconda dei vari paesi. Si può dire che in Italia i diritti umani sono a uno degli ultimi posti, no, nelle considerazioni. Peggio di noi c'è soltanto la Grecia. Voglio parlare un attimo della Grecia perché è lo Stato che accoglie al primo arrivo quel movimento di fuga, di profughi, no, e di richiesta di asilo che proviene dall'Afghanistan. I giovani afghani, anche minori non accompagnati, in età che va dai 12 anni nei più piccoli fino a un'età intorno ai 30 anni o poco più, arrivano in Grecia e la prassi negli ultimi anni era quella di sottoporli a riconoscimento e poi di non dare loro nulla. La Grecia non riconosce il diritto di asilo neppure nell'1% dei casi, quindi è un paese gravemente inadempiente. Non solo, ma la polizia greca li perseguita nei luoghi di insediamento, negli accampamenti che queste persone, queste giovani persone si fanno con ricoveri di fortuna, li incarcera, li sevizia, li priva dei guadagni che hanno fatto, dei pochi soldi che hanno con sé avendo lavorato nel percorso dall'Afghanistan fino all'Europa, in Iran per esempio, lavori durissimi, percorsi di sofferenze gravissime, li priva anche di questi pochi guadagni e li lascia in una condizione in cui non vengono riconosciuti dalla Grecia, non possono inoltrarsi in Europa e non possono insomma richiedere asilo. La condizione dei rifugiati afghani, perché sono tali nella loro totalità, in Grecia è quindi gravissima. E da che cosa è resa grave? Qui la risposta è sorprendente, è resa grave da una legge europea, perché è una legge, si chiama Convenzione di Dublino, è una legge che ciascuna persona che debba fare tutto il percorso del richiedente asilo nel paese in cui è stato approdato ed è stata identificata. Per cui chi è stato identificato in Grecia viene respinto in Grecia.
Questa è la situazione che, di fronte alla quale noi ci siamo trovati a curare, a certificare medicalmente, a difendere legalmente, e è una situazione nella quale noi sappiamo che il rinvio in Grecia a termini di legge europea di queste persone significherebbe per loro la rovina, il rischio vitale assoluto. Per cui facciamo di tutto, servizi legali, assistenza medica, eccetera, per impedire questo respingimento in Grecia. Ecco la situazione, ecco la risposta. Alcuni, per essere più preciso alla domanda che mi hai fatto, Marco, direi che se questi casi di maltrattamenti arrivano al livello, alla gravità della tortura, risposta sì. La Grecia veramente ha torturato, ha provocato a volte delle lesioni in queste persone peggiori di quelle che si sono trovate, quelli che loro hanno subito al momento della loro fuga dall'Afghanistan. Volevo chiedere, siccome mi hai raccontato che la vostra associazione si preoccupa anche degli aspetti, diciamo così, logistici, quindi non garantisce solo le cure mediche, ma cerca anche, appoggiandosi magari su altre realtà, di rispondere ad altre esigenze delle persone con cui entrate in contatto, quindi quella abitativa per esempio e quant'altro. Che risposte avete dai nostri concittadini, nel senso trovate aiuto, trovate assistenza, trovate ancora risposte positive? E ancora una volta, se in questi ultimi anni la crisi economica e il cambiamento che c'è stato a livello politico, l'inasprimento a livello politico, hanno modificato questa situazione? Ma è molto difficile dire. Roma è una realtà enorme, indecifrabile e difficilmente praticabile. Si trovano fenomeni abbastanza fortunati, felici di accoglienza, ma quello che si trova soprattutto è l'irraggiungibilità delle autorità amministrative locali, no? Che è il comune di Roma, che sono latitanti per quanto riguarda i provvedimenti di offerta di vita e di assistenza e di alloggio alle persone rifugiate. Quindi i casi differiscono moltissimo. È diventato emblematico, e vorrei così puntare su questo, eventualmente appunto credo che magari qui c'è anche il presidente della nostra associazione, il collega Taviani, che magari vorrà dire qualche cosa di più di quello che ho messo, le tante cose che io ho dimenticato in ordine alla situazione di vita dei nostri pazienti. Ma appunto punto direttamente su un caso emblematico che è quello che conosco un po' meglio. I rifugiati afghani, questi giovani che provengono dalle condizioni di disgregazione della società dell'Afghanistan, con gravi rischi e gravissime violenze, e inoltre dalla presenza della guerra in quel paese, da una guerra che come sappiamo è sostenuta anche dalle forze armate italiane, arrivano a Roma arrivano a Roma in una condizione che è in partenza disperata, perché si sa che un numero di decine e decine, diciamo una media di presenze all'aperto di intorno alle 100-200 persone, è il destino assegnato. Dormono nella area della stazione Ostiense, e in condizioni in cui che vanno dal rifugio improvvisato con dei cartoni per la notte, con un riparo relativo, ad una fornitura di tende che le associazioni danno, anche la nostra ha collaborato, ma è soprattutto la nostra associazione omologa Medici per i Diritti Umani che lavora in quell'area all'assistenza medica con un camper e alla fornitura di questi ripari con tende. E in una condizione così
Si sa in partenza che per dichiarazione esplicita del Comune di Roma non c'è proporzione tra la richiesta di assistenza e di provvedimenti e le risorse necessarie. La condizione è particolarmente grave per questi che a termini di convenzione di Dublino sono messi in condizione, non possono fare la loro domanda di asilo perché dovrebbero farla in Grecia, quindi hanno dei tempi lunghissimi queste persone di riconoscimento in Italia. E in questi tempi, che sono di mesi e che possono arrivare anche a qualche anno, non ottengono assolutamente nulla se non il cibo delle mense e il cibo che viene portato loro sul posto, là dove dormono all'aperto. In questa condizione il nostro sforzo, unitamente all'altra associazione Medici per i Diritti Umani, è stato quello di evitare gli sgomberi, perché periodicamente avvenivano degli sgomberi di polizia violentissimi, cioè arrivavano con le ruspe, buttavano all'aria tutto ciò che c'era di tende e baracche nella zona che vi ho detto della stazione Ostiense e facevano disperdere semplicemente questi giovani. Che cosa ha fatto l'associazione MEDU, Medici per i Diritti Umani? Si è piantata lì con il camper visita in occasione dell'ultimo sgombero e l'ha impedito. La roulotte, cioè non il camper veramente, che serviva per le visite, è stato messo lì. Hanno parlamentato con quelli che arrivavano con le ruspe, con gli organi di polizia, hanno detto: questi non possono essere sgomberati, provvedete in qualche modo. E difatti il provvedimento poi è arrivato, ma sotto una forma del tutto temporanea, cioè con l'emergenza freddo, cioè col riparo che il Comune di Roma è tenuto a dare a tutti coloro che si trovano sulla strada per evitare le morti da freddo nel periodo invernale. Finito quello, è stata un'altra lotta nostra con Medici per i Diritti Umani. Abbiamo fatto in modo che uno di questi insediamenti, che era all'ospedale, in padiglioni dismessi dell'ospedale Forlanini a Roma, rimanesse. Abbiamo lottato per questo, abbiamo ottenuto di farli rimanere fino a giugno. Nel frattempo persisteva la presenza di un centinaio circa, no? Di persone nell'area all'aperto, sotto le tende e in queste condizioni di disagio. Quello che ora noi cerchiamo in tutti i modi di impedire, insistendo con le associazioni, i centri sociali, con le varie associazioni di volontariato, unendo le forze, e di impedire che si ritorni allo stato di prima, cioè che vengano di nuovo mandati per strada e che debbano affrontare di nuovo un percorso di sgomberi e di invisibilità. Impedire l'invisibilità, organizzare, fare in modo che arrivino ad un livello di dialogo con la cittadinanza romana in un'area così vasta, no? in una condizione come può essere quella di una metropoli. Questo è il nostro sforzo e il nostro costante impegno.